Ciao, oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft nella Big Vanilla 2. E quest'oggi siamo in un video dove potrebbe succedere qualunque cosa, perché quest'oggi io e il buon Marco, il mio compagno di squadra, andremo ad affrontare la sfida più difficile della settimana con mezzo cuore, ovvero quella di affrontare un Warden. Marco non l'ha mai fatto, io mi sono esercitato ieri sera in un mondo copia in creativa. E Marco, posso dirti che non è impossibile. Posso Mi piace. Dirti che è difficile, ma non impossibile. Ok. Allora, ci sono delle cose che dobbiamo assolutamente prepararci per fare questa cosa. Okay. Che sono un arco che bene o male abbiamo entrambi, giusto? Mm-hmm. Cioè, quello Frecce qua. Che immagino tu non abbia, visto che non ce l'hai mai. Le abbiamo finite, purtroppo. Allora, guarda, ti do queste 32 incomodato d'uso. Grazie mi raccomando, mille. Restituiscimele grazie, in caso d'avanzo. Certo. Poi, una zappa te la sei craftata? Assolutamente. No. Va bene, intanto che lui si crafta una zappa, le altre cose che ci servono sono delle shears, che quelle so che le ha craftate, e tantissima lana, motivo per il quale queste shears, oltre che a usarle contro il Warden, le andremo a usare per fare una visita a tutti i nostri compagni che sì, giocano un regalo, con noi. Cioè, non è proprio un regalo, cioè, andiamo... Una mano, sai, un aiuto. Andiamo a rubare lana, sì, in realtà, non è andiamo. Un regalo. Andiamo. Seguimi a... Hai sta zappa? Sì. Ok, andiamo, allora, andiamo. Ora, tu che conosci bene la zona, qui vicino, chi è che ha delle pecore? Kendall sicuramente da questo lato dovrebbe avere delle pecore, quindi okay, andiamo oltre a lui da c'è questo anche qualcun lato. Altro. Credo anche Steve e Fera abbiano qualcosa, però magari possiamo dare un occhio. Prima però andiamo da Kendall, che sicuramente l'aveva ed era uno dei pochi che l'aveva qua in zona, quindi okay, rubiamo molto considera volentieri. Considera che all'incirca io ne ho 10 pezzi di lana e a caso delle stringhe, quindi se serve o male che vada possiamo usarle. Guarda chi c'è qua, attenzione. Belle. Peccato che quelle nere e queste grigie bisogna staccarle in uno slot a parte, però io ne ho 18 in questo momento... E con questo arrivo a 21. Ok, ottimo. Sono un po' pochine. Andiamo anche da Steve e Fere. Ce li hanno anche loro? Credo proprio di sì, andiamo. Ti seguo. Dove hanno i loro averi? Dovrebbe animaliferi? Essere là davanti, occhio. Nico! Allora, la situazione è tutto a posto perché abbiamo Feather Falling che non ho preso danno. Allora, eccole qua. Anche loro ce l'hanno però. Oh, mannaggia. Ce l'hanno un po' di colori diversi, vabbè, in prendiamole effetti. E dopo facciamo una cosa. Passo a casa tua a prendere le ossa che ti ho lasciato. E le dipingiamo tutte di bianco. Allora, va bene. No... 20, no, 32 credo. Giuste. Ok, ottimo. Vabbè, dai, facciamo che con 32 bastano. E ce... Bastano. No. No, no. Allora, la vuoi. Ragazzi, mi dispiace. No, andiamo. Promesso, guarda. Promesso, gli vado a cercare due pecore al prezzo di una. Guarda, si fa così due. In questi casi. Si risolve in questo modo, no? Vedi col semino, guarda. Esatto, tu fai così. Almeno prendi un paio di comunque grani. Ricordiamo che l'errore l'ha fatto Nico, ragazzi. No, adesso non iniziamo a incolpare chi non ha colpe. Ecco uno qua. E due, a posto. Vedi? Possiamo a posto. Andarcene ora. Andiamo. Allora, queste sono le ossa che abbiamo preso nello scorso video di Marco, in cui siamo andati nella fortezza. E facendo così dovremo avere esattamente 32 pezzi di lana. Allora, molto te ne do... bene. Te ne do, guarda, un po'. Te ne do grazie. Circa questi. Sì. E ora dobbiamo andare a... incontro alla nostra morte. Perché, siamo allora, sicuri? Ti devo dire una cosa. Io non ho mai trovato un Ancient City, quindi purtroppo okay. Non abbiamo il pregio di avere un Ancient City. Ok. Ma ho trovato un bioma nel video, in realtà tipo nel secondo video della Big Vanilla, in cui c'erano un paio di quei cosi per far rinascere. Okay. E le coordinate... Non le sa nessuno perché in video le ho tagliate. Ma io ovviamente ce le ho. Quindi ora dirigiamoci verso di lì. E poi dobbiamo muoverci con molta calma. Con molta calma. Soprattutto tu che non hai il totem. Perché io bene o male va no, bene, muoio comunque, vado piano mi... per me. Devi darmi delle mele d'oro però, lo sai, vero? Quanto? Vieni un paio di mele d'oro. Ok, grazie. Ne ho 8 io, vedi di non grazie. Sprecarle. No, perché no, guarda ce la faremo. Allora, siamo arrivati nella zona, esattamente qui sotto, precisamente all'altezza meno 42, quindi c'è da scendere abbastanza. Ok. E io ti direi di fare una scala chiocciola. Mi piace. Perché almeno possiamo anche risalircene dopo in qualche modo. Mi piace ora, la tua organizzazione. Ora, mi sta finendo la pala, quindi questa cosa non è molto buona. Però, quello che ti volevo dire è, quando siamo sotto, mi dovrai aiutare a scavare una sorta di pillarone per cercare di scappare dopo per ucciderlo. E dobbiamo stare attenti agli shulker sensor, credo si chiamino, quelli sensor, che li fanno sì. spawnare. Sai sì. come sono fatti e sai come funzionano? Più o meno. Bene, allora, sono fatti che hanno tipo quattro corna. Hanno sono quattro corna, lì. Sì, lo so. E per bloccarli devi piazzare un blocco di lana praticamente in ogni lato dello spawner, tranne sotto, credo. Esatto, non l'ho mai sì. capita sta cosa, però sotto noi non lo metteremo. Quindi, innanzitutto la prima cosa da fare è shiftare e capire quanti spawner ci sono in questa zona. Ok, va bene, poi mi piace. Poi Carpe è morto di nuovo. Poi li tappiamo, dobbiamo fare il buco, li stappiamo e lo combattiamo. È abbastanza semplice circa. Ok, va bene. Se fai quello che ti dico non dovresti neanche morire. Va bene.
C'è l'X-Ray, ma non l'ho attivata io. Si è buggato il mondo, lo giuro. Qualcuno sta parlando del Warden in chat? Per caso non c'è. Non so, ma sono uscito col Warden. Non sto capendo cosa vuole intendere. Credo. Allora, noi stiamo registrando questo video un po' di giorni prima di quando lo vedrete. Esatto. Ma credo che attualmente potremmo essere i primi a battere il Warden. Poi non lo so. Dici? Se magari. Sì, perché oggi è mercoledì e questo video uscirà venerdì. Più che altro perché credo. Allora, noi stiamo registrando questo video un po' di giorni prima di quando lo vedrete. Esatto. Ma credo che attualmente potremmo essere i primi a battere il Warden. Poi non lo so. Dici? Se magari. Sì, perché oggi è mercoledì e questo video uscirà venerdì. Più che altro perché oggi nessuno ne ha parlato. Esatto, quindi credo che ancora nessuno abbia affrontato questa temibile bestia. Nico, intanto vado a mettere torce, eh. Buono, che se no torniamo fuori dopo aver ucciso un Warden e un Creeper. E non è simpatico. Ciao, belli! Ciao, amici! Che ci facete qui, eh? Avete pensato di scamparvela, eh? E invece no. Eccomi qua, Nico. Allora, Marco, ti dico che siamo a circa neanche 20 blocchi dalle coordinate che mi ero segnato. Okay. Ok, qui c'è qualcosa, ma in teoria questa dovrebbe essere zona ancora safe, quindi dovrei poter piazzare. Ok, c'è quello che sentito stavamo cercando ora. Esatto. Da qui, mi raccomando, sempre shiftato, non toglierlo mai. E se devi piazzare blocchi, puoi usare soltanto la lana. Dobbiamo guardare un pochettino la zona e capire dove sono gli spawner di... Senti, un attimo, io comunque torce come ci muoviamo. No, infatti le puoi piazzare, perché se le piazzi ora ci sentono. Quindi prima mettiamo in safe la zona dai... Ok, quali sono i primi tentacoli? Mi raccomando, salta da shiftato, anche qua sì. C'è il primo spawn... Nico? Marco, cosa hai fatto? Non ho fatto nulla io, non ho fatto veramente nulla, giuro. Allora, uno. No, Nico, due, giuro, non ho fatto nulla, Tranquillo, tranquillo, sto tappando il coso. Ok, il primo è tappato. Guarda, fai così, stai fermo un attimino, faccio io... Allora, qui c'è un altro spawner. Te ne indico un altro perché ce ne sono là in alto anche. Di spawner o di tentacoli? Tentacoli li vedo. Allora, non so bene come gestirlo perché dovrei spaccare un tentacolo, ma spaccandolo invio un segnale. E non so se questo segnale potrebbe essere quello che ci fa morire. No, bisogna tapparlo. Lo spacco e come va va. Sei pronto? Vai, 3, 2, 1, vai. Ok, si è arrabbiato un pochino, ma tutto ok. Allora, teoricamente... È safe. È safe. Ora, diamo un'occhiata se ci sono altri spawner qui in giro. Ok. E tappiamoli eventualmente. Però dovrei aver messo in safe tutti quelli che abbiamo. Qui è tutto okay a posto. Dall'altro lato però Nico non è controllato, eh. Tu dov'è che sei? Sei ancora sopra che non sono sei sceso? Sono ancora... no, Nico, tu metti di rimanere qua fermo, sto controllando la zona sia di mob che di warden. Allora, do un'occhiata velocemente e poi penso che tu possa Ok, scendere. Ti vedo. Sono sopra di te. Ciao, Nico. Allora, lì sopra hai guardato se c'è qualcosa, però non là, mi sembra. Là, da questo allora, lato. Allora, vado a vedere detto al volo, ma... Scendo. It spreads. Hanno fatto anche loro il warden. Attenzione. Abbiamo un warden in sync. Allora, la prova del 9 sarebbe venire qua dove sono io e provare a iniziare a scavare, come ti dicevo prima, sopra okay lo spawner. Ok. Potrebbe essere pericoloso, potremmo morire sì, ma se non dovesse essere così... Potremmo fare il warden, quindi potremmo io ci provo. Fare il warden, Nico. E stai lì, vediamo, okay. Zitto. Ok, ora le cose da fare sono rendere il passaggio passabile, quindi spacca okay tutti i blocchi e fai sì che ci siano tre blocchi ovunque. E ora dobbiamo spaccare qui attorno a questo coso in alto mm-hmm per un 30 po'. Blocchi più o meno? Secondo me almeno 30 sono da fare. E dopo dovremmo esserci, teoricamente siamo al buon punto del mio piano. Ok, mi piace questa cosa. Allora, io sono prontino circa. Tu per salire però mi dovresti lasciare quanti blocchi una via erano libera. Non lo so, non li ho contati. Allora, sali devo da quest'angolino qua. Qua da okay quest'angolino qua sali e conta i blocchi, vai. 1, 2, 3, 4, devono essere 5, almeno 6, 7, 8, 24, 10, forse anche qualcosa 10, in più. Mettiti al 26esimo. 26esimo fermati, ora. 26. Ora. Ora entriamo nel brutto della situazione. Ora, Nico, devo... dobbiamo essere delle persone coraggiose. Allora, devo rimuovere tutta la lana. In realtà basterebbe solo un pezzo, forse. Devo rimuovere credo la lana sì e iniziare a salire velocissimamente. Dai, 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 Nico, dai, 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 dai. Coraggio. Sono punti in più, Nico. Ok, allora tu sei lì. Mi raccomando, non arcare e non fare nulla. Non faccio nulla fino a quando via non mi dai un segnale. Io ho il totem in mano, quindi male che vada un pochino posso tankarlo. Lasciate un like perché sto per morire. 3, 2, 1, via. Campione. Un attimo. Ok. Ok. Non è ancora nato, buono. La siamo gestita bene con i comandi, con i richiami. Ottimo, ottimo. Ora, io dovrei essere qua senza troppi problemi, giusto? Non ho contato sì, i blocchi, ma arrivo me, alla tua altezza. Ora,
Da qui noi abbiamo la visione offuscata. Ma lanciando delle frecce dovremmo comunque triggerare. Triggerarlo. Esatto. E forse siamo bene. Ottimo. Campione. Allora, ne sono spawnati due. No, cosa? Okay, ok, allora abbiamo il Warden. Ora, io inizio a frecciarlo. Se vuoi darmi una mano, ok? Mi raccomando, non colpire me. E da qua dovremmo essere safe. Non vorrei dire una cavolata, eh. Però dovremmo essere in una zona abbastanza safe in cui non può raggiungerci e neanche annusarci. Ok. Quindi, non sto contando le frecce, ma dovrebbe essere una ventina barra trentina quelle che servono. Calcola che stiamo colpendo entrambi, eh. Quindi. Sì, attenzione, lo sto zoomando proprio nella testa. Le tue frecce non gli rimbalzano in testa o sbaglio? Infatti sembra che tipo rimbalzino. Forse perché gli stiamo facendo troppe hit? E siamo troppo forti? Non lo so. Dovrebbe andare tra poco. Ok, oh, vediamo. Quanta vita c'ha, campione! E dai! Oh! È stato semplicissimo. Nico, hai portato a casa anche questa. C'è una strega da qualche parte. Ora, sì, qua sulla mia sinistra. Vogliamo lootarlo questo Warden? Non lo so. Ovviamente la risposta è sì. Vado io. Così ti dà lo spawner e poi scendi tu con calma. Almeno non rischi la vita. Ok, grazie. Stai attento. Teoricamente non so spawnati due, vero? Sai che stavo per dire appunto questa cosa. Non sono in due, Nico, vero? Perché tecnicamente se fossero in due sentiremo i suoi passi, sarebbe molto arrabbiato. Allora tappiamo di nuovo tutto. Occhio. Molto bene. Mi manca un blocco sotto di te, mi sa. Può essere della cobblestone. Sì, può essere. Però se lo spacco faccio rumore e il Warden potrebbe nascere. Quindi farò una cosa di questo tipo qua, sperando che funzioni. Ora scendo? L'ho lootato. Non so se è safe scendere, sinceramente. Beh, poi scendendo in realtà possiamo andare direttamente da dove siamo arrivati, perché abbiamo la scala a chioccia. Non so se ho disattivato o meno il... Vabbè, facciamo... Nico, mi hai tolto i blocchi sotto, Nico. Marco, quei blocchi mancavano dal 2012. Ti avevo detto di lasciare l'angolo libero. Però almeno sei a casa. Guardiamo il lato positivo. Comunque, io non è colpa mia, Non c'ho parole. Arrivo verso casa. Ok. Poteva andare diversamente la situazione. Marco, hai illuminato tutto il percorso per tornare a casa? Sì, tutto. Cioè, la scala a chioccia è tutta illuminata. Non è che è spawnata una striga qui. Ah, scala chioccia è tutta illuminata, Nico. Va bene, me ne torno a casa e... mi sono attendo qua. Circa. A parte una morte un po' inutile. E dopo una lunga avventura, quella che si vede all'orizzonte è finalmente casa, nella quale dovrebbe esserci il buon Marco che ci sta aspettando. Sì, creeper! Oh, Nico, scappa! Ti segue! Allora, la situazione è comunque tutto sotto controllo. Dicevo, nella quale dovrebbe esserci il buon Marco e, in teoria, Marco, vedrai per la... Vedrai per la prima volta il nostro trofeo di quest'oggi, ovvero lo Skulk Catalyst, il nostro obiettivo. Vabbè, se vuoi te lo puoi regalare. È il simbolo della mia morte, dannazione. Te lo posso regalare se vuoi. Comunque, abbiamo sconfitto un Warden con mezzo cuore, senza usare totem. Io non ho mai preso danno, Marco, sì, ma per cause... Ascolta, per cause tue. Cause esterne. Le tue responsabilità. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e lunedì con un nuovo video da Big Vanilla 2. E scoprirete prima o poi la sfida che abbiamo proposto a Steph, che è ancora più difficile di questa, quindi sarà divertente. Buon Ciao a tutti e felice anno nuovo.